prima questione, no? La lingua e l'utopia, quindi perché lingua e utopia mette insieme queste due parole, no? Perché ascrivere la lingua all'utopia? Perché riferire l'utopia alla lingua? Cioè, che hanno in comune, diciamo, la lingua e l'utopia? Ora, qui la proposta che viene fatta è quella di accogliere la parola utopia secondo il suo supposto conio tradizionale, cioè quello di Thomas More. Dico supposto perché, come Elena ci spiegava l'altro giorno, come è venuto fuori dai vari discorsi, si può anche sentire in quel U, EU, vero? Tu mi confermi questo. Invece noi prendiamo la via dell'U come non, quindi sarebbe la negazione, ovvero anche il dis, che è un altro, diciamo, suono della nostra lingua che permette di sentire appunto la negazione, però bisogna dire in un modo diverso da come invece lo si sente quando si sente il no. Cioè la nostra lingua prevede il non e il dis, poi prevede anche altre formule, diciamo altre forme per indicare quello che noi così un po' rapidamente chiamiamo negazione. E poi il termine topos, luogo, sito. Quindi diciamo utopia, non luogo, o anche disluogo. Certo il termine disluogo è un po' pesante, però insomma dobbiamo raccettare un po' di pesantezza, diciamo. Però noi diciamo anche disprezzo, perché non possiamo dire disluogo, no? Disprezzo, disluogo, la lingua italiana permette di poter coniare questo termine. Ma che cosa vuol dire nel nostro discorso non luogo, disluogo? Non luogo che non è, come per esempio l'insula di Thomas More, quindi qui già ci stiamo distaccando, diciamo, dal modo in cui normalmente è inteso questo termine, bensì ciò che non è luogo, quindi utopia, ciò che non è luogo, giacché si dà a noi uomini, a noi mortali, come quella dimensione invece che offre il luogo, cioè che dà luogo, ovvero che consente a tutto ciò che è, che noi comunemente chiamiamo l'essente, di stare nel proprio luogo, di situarsi e così di essere, ovvero di situarsi insomma in un mondo. Quindi ripeto, ciò che non è luogo, ma perché ciò che non è luogo? Ma perché ciò che non è luogo nel senso di ciò che offre il luogo, come potrebbe ciò che offre il luogo essere luogo? Prego. Perché ciò che non è luogo diventa automaticamente ciò che offre il luogo, che dà luogo? Cioè, infatti non c'è niente di automatico, è un modo. Già che. Sì, certo. Prima vuol dire la forza di questo. Hai ragione, certamente, sì. Cioè, ciò che non è luogo significa ciò che non ha il carattere del luogo, ma nel nostro senso, e ciò che non è luogo vuol dire, poi lo vedremo forse meglio dopo, non è localizzabile, ma il fatto che non sia localizzabile. E ci permette di dire appunto che non è localizzabile, non perché si tratti di qualcosa di così, insomma, di astratto, che svolazza chissà dove, ma proprio perché è, questa è la nostra proposta, è ciò che permette appunto di offrire luogo. Prego. No, siccome chiedevi giustamente il giacché, cioè il giacché riporta il fenomeno originario, quindi il giacché dice si dà come quella dimensione che offre luogo, questo è il fenomeno che dobbiamo adesso vedere, è da lì che comprendiamo la negazione. Cioè, questo fenomeno non si ottiene barrando il luogo, no? Il giacché significa andando ora al fenomeno originario, a partire dal quale anche comprendiamo ciò che non è luogo, ok? Che è un giacché, in questo senso, fenomenologico. Benissimo, andiamo all'altra slide. Ora, se quindi dovessimo accettare che l'utopia è pensabile come il disluogo in quanto dante luogo, no? In quanto donante luogo, allora mi pare che si possa dire che essa è illocale, cioè non localizzabile. Quindi l'utopia è ubiqua, l'utopia in quanto disluogo è ubiqua, ha il carattere dell'ubiquità. Nusquam est quod ubique est, e non ha alcun dove l'ubiquo, no? Se seguiamo questo detto latino però. Cioè non sta qui o là, su o giù, al di là, magari uno immagina che si stia parlando di qualcosa di iperuranico, oppure al di qua. Esso sta senza mai avere luogo. Semplicemente sta, ma in questa modalità. L'utopia, dunque, sta in un modo particolarissimo, cioè inconfrontabile con tutti gli altri stare, in una guisa, cioè potremmo dire a sé stante.
Il suo stare non è confrontabile con lo stare di nessun essente, fosse anche questo essente un Dio. Anche il Dio può essere pensato come ubiquo, ma il modo in cui l'utopia è ubiqua non è confrontabile neppure con l'eventuale ipotetica ubiquità del Dio. Sta come un che di unico, anzi si mostra come l'unico che tutto unisce e aduna, cioè che offre il luogo all'essente, il quale proprio in grazia di questa offerta può mantenersi in essere in quanto tale, cioè può stare là dove deve, ovvero nel sito che gli si addice. Cioè, ogni essente sia al suo posto. Così parla, anzi, ingiunge l'utopia. Ogni essente sia al suo posto. Per esempio, il fuoco, l'aria, gli dèi e il cielo su, la terra, i mortali giù, e così via per tutti gli essenti di un dato mondo. Lo star dell'utopia, sì? È lo stare solo dell'utopia, o c'è qualche altra cosa che sta come sta l'utopia? Solo dell'utopia, è assolutamente unica in questo suo stare, cioè è una modalità singolare dello stare. Noi siamo abituati a pensare lo stare in riferimento sempre a qualcosa che possiamo chiamare un essente, qualunque cosa, e però qui stiamo dicendo che l'utopia sta in modo inconfrontabile, però sta, potremmo anche dire così, no? Che l'utopia sta lì dove ogni essente ha il proprio luogo, cioè in questo momento ogni cosa è al suo posto, o più o meno al suo posto, e vuol dire che è già accaduto questa offerta del luogo stesso. Anche con l'ubiquità di Dio, che è in ogni luogo, stiamo sempre sul piano dei luoghi e non sul piano di ciò che dà luogo. Il non luogo non basta, perché è quella che avrei definito appunto una piatta negazione, che però non mi fa andare sul piano sul quale dobbiamo invece porci. Se noi pensiamo il luogo o il sito come qualcosa di ogni volta individuabile, per esempio in senso geometrico o in senso puntuale o nei vari sensi che abbiamo, è chiaro che perdiamo il significato che qui stiamo provando a indicare, il senso del sito, no? E quindi allora diciamo quindi che l'utopia, cioè il disluogo che potremmo dire luogo donante, l'ubiqua collocante utopia, se appunto è qualcosa di unico, di inconfrontabile, con chi ne parlavo prima, forse con chi mi ha parlato dell'inconfrontabilità, vabbè, comunque era venuta fuori questa cosa, allora possiamo dire che è l'uno, l'uno, ma uno qui da intendere proprio come un che di inconfrontabile, non in senso meramente numerico, come l'unico potremmo dire, che progetta il sito per ogni essente e che così stando raccoglie ogni volta un quid, un che, nel suo essere ciò che è, solo ciò che è, ma davvero ciò che è. Esempi: un albero, potremmo dire solo un albero, ma davvero tale. Un angelo, qualcuno citava gli angeli ieri, forse tu, sì. Ecco. Ho pensato a te, sì, no, tu citando Dante citavi gli angeli, qui invece l'angelo lo citiamo direttamente senza mediazioni dantesche, quindi è più rischioso, diciamo. Allora, un angelo, solo un angelo, ma davvero un angelo, cioè un essere celeste, se rimaniamo nella tradizione angelica. Un animale, solo un animale, ma davvero quell'animale, non un altro. Un dio, solo un dio, ma davvero un dio, un immortale, se pensiamo all'esperienza greca. Ecco, in questo senso, quindi, parliamo dell'uno che raccoglie ogni essente in ciò che è, no? Poi si può discutere naturalmente sull'essere di ogni essente, però penso che si possa concordare sul fatto che no, questa formula, un albero, solo un albero, ma davvero tale. Poi si può discutere sul senso dell'albero, però non si può negare che in ogni modo, per quanto si possa discutere sull'essere albero, comunque un albero ha una sua, diciamo, caratteristica. Quindi è importante notare che stiamo andando sul piano del senso, ecco, qui adesso si comincia a comprendere. L'utopia si lascia allora pensare come quell'uno, pensiamo sempre all'unicità, entro cui, che lo si riconosca o meno, noi esseri umani siamo, per così dire, gettati, e a cui, volenti o nolenti, siamo in questo o in quel modo affidati, e che pertanto, senza peraltro mai notarlo, sosteniamo da cima a fondo nel nostro stesso esistere terrestre. Cioè, detto in altri termini, noi abitiamo già da sempre nell'utopia. Siamo gettati in questo continuo dono di luogo. E questo continuo dono di luogo non può essere interrotto, in nessun modo. Cioè, io non posso in questo momento decidere volontaristicamente, con un atto di volontà, di impedire il dono del, per esempio, tu sei lì, io sono qui, non è che posso, sì, possiamo scambiarci di sito, però alla fine il dare luogo non può essere abolito in nessun senso e in nessun modo. In questo senso, quindi, utopia,
disluogo che dona luogo, è qualcosa, è una dimensione nella quale siamo gettati, che lo si voglia o meno, che lo si voglia riconoscere o meno, eccetera, eccetera, no? E quindi anche affidati, perché se io non fossi insieme a te affidato al dono di luogo, non potremmo neanche compiere alcuna azione. Per esempio, non potremmo neanche combattere o anche, come dire, litigare. Per litigare bisogna che tutti e due si condivida il dono di luogo, no? Utopia diviene per noi, quindi, il nome del fenomeno originario. Potremmo dire del fenomeno di ogni fenomeno, cioè del nuovo fenomen, ovvero dell'archifenomeno. Infatti, ora cerchiamo di capire questa parola fenomeno. Nella parola fenomeno sentiamo un verbo greco, il verbo phaino, che a seconda della diatesi significa lasciar vedere, far apparire, portare alla luce, concedere, offrire, splendere, e poi anche essere palese, mostrarsi, venire alla luce. E quindi, riassumendo, il termine fenomeno indica la manifestazione, potremmo dire con un solo termine, no? Rinvia al senso della manifestazione, nei due significati del rendere manifesto ed essere manifesto. Quindi il phainomenon indica dunque l'apparso e il visibile in senso lato, ciò che si lascia scorgere e che chiede di essere custodito, potremmo dire tra virgolette scortato, no? Il manifesto, l'apparso. È chiaro che il fenomeno, se lo pensiamo così, non è semplicemente una mera comparsa, è qualcosa che si mostra e che già chiede a ciascuno di noi di applicarsi, di concentrare la propria attenzione su ciò che appare, in modo tale che ciò che appare sia custodito nel suo stesso apparire, cioè che non venga semplicemente abbandonato. Quindi chiamiamo fenomeno soltanto ciò che ha questa capacità di chiedere ogni volta una particolare attenzione all'uomo, all'essere umano, a noi stessi. Così l'ubiqua utopia, nella misura in cui è pensabile come l'unico adunante uno, dobbiamo dire così, è la manifestazione stessa di ogni manifestarsi. È perché ogni volta che qualcosa si manifesta, ma nel manifestarsi di un che, di qualcosa, per esempio di una montagna, si manifesta anche la manifestazione. Però la manifestazione nel manifestarsi, per esempio, della montagna rimane nascosta, però il fatto che rimanga nascosta non vuol dire però che non ha essa stessa la manifestazione, un suo rango, no, di sussistenza. Questo mi rendo conto che è un... Come? La montagna è un oggetto di roccia che pesa qualche migliaio di tonne. Sì, certo, certo. La manifestazione cosa è? Beh, guarda, prima che tu possa dire che una montagna pesa un certo tot, eccetera, la montagna in un modo o nell'altro deve manifestarsi. Prima di tutto deve manifestarsi, non può altro che manifestarsi, perché se non si manifestasse, ogni calcolo, ogni computo, ogni, diciamo, inquadramento parametrizzante della montagna non potrebbe avvenire. Quindi il manifestarsi è comunque più originario. Poi, chiaramente, qualcosa che si sia manifestato, poi ovviamente si offre, per esempio, a quello che tu dici. Ma innanzitutto deve manifestarsi. Ma nel manifestarsi, che poi presuppone o anche invita a trattamenti che tu hai prima indicato, nel manifestarsi della montagna si manifesta anche la manifestazione. Però la manifestazione si nasconde, perché il manifestarsi della montagna copre la manifestazione, che a suo modo però naturalmente si manifesta. Mi appare un tavolo, no? Qui davanti. Allora, io posso prendere questo tavolo e assumerlo sotto forma, per esempio, di tre parametri: larghezza, lunghezza, profondità. Quindi assumo il tavolo alla luce di questi tre parametri. Nel nostro linguaggio io dico abbiamo parametrizzato il tavolo. Non è successo nulla, l'abbiamo colto alla luce di questi tre parametri, perché magari mi serve per poter poi dopo collocare appunto questo tavolo. Benissimo. Però per poterlo descrivere con quei tre parametri, non posso altro che riconoscere che il tavolo deve essere apparso in qualche modo. Non so come è apparso, ora non mi chiedo le modalità in cui è apparso, però la misurazione in termini di tre dimensioni richiede la sua apparizione. Quindi il tavolo è un apparso, c'è un che di manifesto. Ma mentre, e qui ancora possiamo andare ancora più... Sì, sì, certo. Andiamo ancora più, diciamo, in profondità da questa parte. Il tavolo diventa un che di manifesto, quindi si offre eventualmente ad una parametrizzazione del genere che dicevo prima, però mentre questo benedetto tavolo assume il carattere di ciò che è manifesto, si potrebbe usare un termine che qui non abbiamo usato perché non volevamo, è un che di flagrante, no? È flagrante il tavolo.
Però mentre il tavolo stesso è un che di manifesto, si sta manifestando in modo però diverso da come si manifesta il tavolo anche proprio il fenomeno della manifestazione. La manifestazione stessa si manifesta insieme al tavolo. Solo che questa, la manifestazione in quanto tale non si mostra come si mostra il tavolo, perché in quel momento, per esempio, se uno guarda soltanto il tavolo, si dimentica che è collocato, che è stato collocato e che ogni volta il tavolo, per essere un che di apparso, richiede di essere, di avere un luogo. Quando noi, il nostro sguardo si concentra unicamente sul tavolo in quanto essente qui dinanzi, magari facendolo divenire anche un oggetto, no? Per esempio di computo, ecco, questo sguardo è costretto, ma è anche giusto che sia così, a dimenticare questi altri tratti che sono comunque impliciti e che in un'analisi fenomenologica rigorosa non possono essere dimenticati. Il tavolo c'è e basta. Non è così, perché se c'è un tavolo vuol dire che sono accaduti ci sono dei tratti nascosti in quel c'è un tavolo, e limitandomi al termine c'è un tavolo non li vedo. Se invece io dico il tavolo è un che di manifesto, quindi è un apparso, sto dicendo chiaramente che c'è un tavolo, però il termine manifesto, apparso, mi consente per esempio di accorgermi che nel dire è un che di manifesto vi è il manifestarsi, primo livello, e se vi è il manifestarsi vi è anche la manifestazione. Se dico c'è, devo dire, ovviamente devo tornare su, devo dire c'è e poi devo dire essere. Vabbè, d'accordo, posso fare così. Posso dire c'è un tavolo, ma mentre il tavolo c'è, cioè è lì, vi è, no? Perché c'è vuol dire il ci è un locativo, no? Vi è, quindi di nuovo torna alla questione del luogo. Allora dico vi è un tavolo, no? È un modo di dire c'è un tavolo, vi è un tavolo, improvvisamente c'è il sito, no? Quando dico c'è, sento soltanto, non mi accorgo che vi è il dono di lui, l'offerta di luogo. Vi è un tavolo, luogo, dopodiché dico certo nell'essere qui, lì, di un tavolo, si nasconde, quindi nell'essere lì, devo dire, si nasconde che cosa? L'essere tavolo. Allora posso fare questo discorso anche con il c'è. Vedi, il termine manifestarsi, diciamo apparire, permette dal punto di vista fenomenologico, della descrizione fenomenologica, dell'intesa fenomenologica del fenomeno, di vedere ciò che appunto stavamo dicendo rimane nascosto. È tutto qua. Cioè il termine c'è è contrattile, cioè costringe, insomma, è come dire una costrizione dello sguardo semplicemente sul contingente. E infatti noi siamo normalmente attaccati al contingente al punto tale che appena questo, diciamo, questa contrazione contingente viene rotta, e ovviamente rimaniamo un po', cioè giustamente reagiamo, no? Perché siamo abituati naturalmente ad avere un commercio contingente con i contingenti. Tu dici, il tavolo si manifesta e nel suo e si manifesta anche il suo manifestarsi. E anche la manifestazione, innanzitutto. Ecco, mi viene da chiedere se non c'è qui il rischio di un classico regresso alla Bradley. Perché c'è questo una sorta di regresso infinito soltanto in un senso logico-formale, ma non in un senso fenomenologico. Non è logico-formale, questo è proprio un ragionamento di generalizzazione. Cioè, colgo il senso in cui nel manifestarsi del tavolo si manifesta anche la manifestazione, ma se lo colgo in termini puramente, come dire, intuitivi, non riesco a bloccare. No, riesco. Cioè riesco nel senso che mi accorgo. E questo è come quando Cartesio dice: una volta che ho raggiunto il clare distinte percipere, mi accorgo che lì posso fermarmi. E ogni volta la filosofia, da Aristotele lo dice, ogni volta si accorge che qui posso fermarmi e ho raggiunto quello che la metafisica chiama un principio, no? Leibniz dice: una volta che ho raggiunto la ragion sufficiente, mi accorgo che posso fermarmi, no? Okay. È una questione di scorgimento. Sì, no, io poi ti concedevo la questione dell'infinito, perché l'apparizione, cioè l'apparire, la manifestazione, il manifestarsi della manifestazione è ancora una manifestazione, vedi, tu rimani comunque sul piano della manifestazione, la quale naturalmente si chiude in sé, pur avendo in sé eventualmente un regresso all'infinito. Cioè qui, se vogliamo rimanere sul piano logico, la manifestazione contempla in sé, mantiene in sé il suo stesso infinito. Quindi di fatto, cioè, rispondo diversamente alla risposta che dava Ivo, però io questo fenomeno, diciamo, del regresso all'infinito lo chiamo, vabbè, ora qui entriamo in cose, è un'ascendenza, no? Sono d'accordo, è un'ascendenza. La parola regresso
in realtà è da eliminare perché ha una connotazione negativa. Io non intendevo attribuire una connotazione negativa, intendevo, diciamo, sì, intendevo semplicemente presentare il problema di questa continua stratificazione e quindi della ricchezza, voi trovereste qui un bel termine, diciamo, inafferrabile di tutto il manifestarsi, ah, sì, che non si ferma al primo livello. Invece lui dice, no, in realtà c'è un vedere chiaro e distinto che mi consente di fermarmi. Eh sì, perché lui ti ha dato una risposta alla luce della tradizione, diciamo. Ma per esempio quando l'avevo citato, la frase di Klee, l'arte non rende il visibile ma rende visibile, no? Questa frase di Klee, sull'arte, dice, l'arte moderna è questo, no? Allora cosa sta dicendo? Sta dicendo non sta sul piano del visibile, anche nel tutta la sua ricchezza che può comprendere anche vari strati in questo senso, no? L'arte però non sta mai su quel piano, per quanto ricco lo possiamo cogliere, ma va sul piano di ciò che lascia vedere, no? Di ciò che libera tutta questa ricchezza di manifestazione. L'arte deve andare lì, deve occuparsi di quella di dimensione, di quell'elemento che è il lasciarsi manifestare, no? E quindi lui tenta nella sua pittura proprio di preservare per l'umanità questo piano in modo tale che l'umanità sia una ricchezza di manifestazioni, insomma, no? Io trovo l'Epochè veramente una delle grandi proposte, diciamo, della tradizione filosofica, perché l'Epochè consiste molto semplicemente, ed è qualcosa che l'uomo riesce a compiere perfettamente, cioè a mettersi dinanzi ad un senso, tentando di mettere da parte l'intero delle proprie cognizioni, cioè, come dire, rinunciare momentaneamente, naturalmente, no? A tutta la valorialità, a tutta la... Sì, è una esatto, è una sospensione di tutta la valorialità, di tutte le cognizioni, cioè come una riduzione verso un'ignoranza, diciamo però creativa, che permette o dovrebbe permettere di accorgersi di elementi, di sensi, di tratti di senso che noi comunque come esseri umani siamo capaci, e vedere, semplicemente imparare a distinguere nell'apparizione, per esempio, supponiamo di un filo d'erba oppure di un albero, no? O di una montagna, a provare a guardare, proprio a osservare la montagna, supponiamo l'albero, provando a vedere che ogni volta l'albero è qui dinanzi, quindi c'è, però anche a suo modo il suo apparire appare. E allora se dico con appare l'apparire, come posso non pensare anche alla manifestazione, che permette appunto che io addirittura possa distinguere tra il manifesto e il manifestarsi, tra l'apparso e l'apparire. Questo è qualcosa di umanamente esperibile in modo molto semplice e non richiede alcuna cognizione di nessuna scienza, no? Richiede soltanto che l'occhio umano, di cui tutti siamo naturalmente come dire, capaci, si metta in questo stato. Come vedi però, tutto questo non nega nessun altro modo di guardare l'ente, anzi, dal nostro punto di vista, dovrebbe servire invece come un sostegno, un aiuto, perché se io so che quando dico c'è un tavolo, sto presupponendo nascostamente il suo essere tavolo, il suo distinguersi, eccetera, eccetera, cioè il suo farsi fenomeno, beh, questo dovrebbe probabilmente essere di aiuto ad una, cioè dovrebbe permettere eventualmente di poter vedere anche i limiti, no? I margini di quel modo del conoscere al quale siamo abituati, che potremmo, penso, anche riconoscere come un modo di conoscere obiettivante, oggettivante, cioè che fa in modo che qualcosa diventi oggetto e che quindi possa essere giustamente studiato secondo certi metodi. Cioè, perché si dice cos'è che non basta, no? Allora potremmo dire non basta nessuna modalità dell'apparire. Il fatto che la montagna appaia come roccia, così, questa è una modalità dell'apparire, o per esempio come qualcosa di misurabile. Oppure la montagna può apparire come qualcosa di immisurabile, no? Al poeta, all'artista, appare come immisurabile. Allora vediamo già che c'è un gioco tra due modalità dell'apparire. Poi al Reinhold Messner appare ancora in un diverso modo la montagna, no? Allora abbiamo già tre modi. Allora c'è un gioco dell'apparire. Ma lì dove c'è un gioco dell'apparire, chiaramente non possono esserci soltanto modalità dell'apparire. Deve esserci uno spazio di gioco in cui ora appare così, ora appare la particella così, ora appare lo sguardo fisico, ora appare lo sguardo del montanaro e così via, no?
E cos'è questa dimensione di gioco dell'apparire? Questo è la manifestazione del manifestarsi. Stiamo dicendo che c'è un tratto dal quale ogni manifestarsi viene. C'è una sorgente che stiamo chiamando manifestazione, che implica che ci sia appunto il manifesto in questo modo, il manifesto in quest'altro modo, eccetera, eccetera. Però appunto, come sto ripetendo quello che dice il manifesto come opera di Dio, no? Sono tutti i modi dell'apparire. Qui tutto questo lo possiamo chiamare, allora, come si dice nella slide, getto di manifestazione. Ci potete consentire questa espressione, no? Entra adesso in gioco necessariamente la lingua intesa qui. E qui arriva un colpo, intesa come lingua madre e non come linguaggio o codice o sistema semiotico, eccetera. Vedremo poi perché, se ci arriviamo, perché diciamo lingua madre. Abbiamo chiesto all'inizio perché ascrivere la lingua all'utopia, ma da quello che sembrerebbe, insomma, da quello che si può dire, vi abbiamo già risposto, perché che sarebbe mai l'ubiqua utopia, cioè questo oggetto di manifestazione che mi sembra che forse siamo riusciti a mettere a fuoco, senza quell'elemento che è appunto la capacità di lasciare che qualcosa sia ciò che è, proprio innanzitutto nominandolo e quindi dandogli la parola in modo che esso sia noto e pertanto percepito, inteso, compreso, infine condiviso in una comunità umana. Cioè potrebbe sussistere questa ubiqua utopia, nel senso che abbiamo detto prima, senza quell'elemento che fa sì appunto che l'utopia possa operare, possa essere messa in opera? E quindi ecco qui che emerge improvvisamente l'utopia. Insomma, come potrebbe l'ubiqua utopia vigere senza, diciamo, refuso lì, i vari modi in cui la lingua parla, senza cioè il denominare, il designare, l'indicare, insomma, in breve, senza la parola della lingua? Cioè potrebbe sussistere, insomma, questa utopia senza la lingua, quando la si prende appunto in questo senso semplice, no? Del denominare, designare, indicare. E ancora, se l'utopia è l'uno che progetta il sito dell'essente, nel senso che abbiamo detto, lasciando che sia ogni volta solo ciò che davvero è, ebbene, non è la lingua, ogni lingua, già, come dicevo prima, la messa in opera? Io sto suggerendo qui di pensare la lingua come la messa in opera dell'utopia, cioè l'utopia, se accettiamo quello che ho detto prima, vige costantemente, la lingua non fa altro che farla ogni volta operare, no? Allora io dico la lingua quindi la possiamo pensare come il suggello dell'utopia, il sigillo, il suggello, la conferma. Cioè noi stiamo proponendo ora di guardare la lingua come conferma del vigere di ciò che abbiamo chiamato utopia. D'altro canto, se osserviamo la lingua con la sufficiente ingenuità, notiamo come essa non abbia propriamente un luogo suo proprio. Ipotizzare, per esempio, che abbia la sua sede nel cervello del vivente e che sia una proiezione della mente, un suo strumento per fissare la realtà, il linguaggio inteso come parte dell'organismo umano, ebbene, tutto ciò, se per un verso ci rassicura circa la nostra capacità scientifica di conoscere noi stessi mediante il linguaggio, dall'altro ci costringe a conoscere la lingua mediante noi stessi. Così, invece di prestare attenzione e ascolto alla lingua, invece cioè di lasciarla essere in ciò che è, in qui via l'utopia, libera di essere ciò che è, la pieghiamo verso di noi. Torniamo allora al punto. Se la lingua è, come abbiamo suggerito, il suggello del, virgolette, progetto utopico, essa dovrebbe essere anche ciò che ci risveglia al pensiero dell'utopia. No, se fosse vero tutto quello che abbiamo detto, la lingua, in quanto suggello dell'utopia, in quanto custode dell'utopia, messa in opera dell'utopia, dovrebbe permetterci questo risveglio. Ed è proprio così, perché la lingua, udita al di qua delle ipotesi che ci consentono di studiarla in riferimento a noi stessi, è il viatico verso lo scorgimento dell'utopia. Quindi se anche noi abbiamo prima presentato l'utopia nel modo in cui abbiamo detto, però ora stiamo dicendo che se prestiamo attenzione alla lingua in un certo modo, ecco, la lingua diventa il viatico verso lo scorgimento. Per esempio, ascoltiamo un nome, ascoltiamo per esempio la parola fiume, no? Qui si tratta ora di ascoltare la lingua, di udire la lingua, di prestare ascolto alla lingua. Ascoltiamo un nome, per esempio la parola fiume. E forse stiamo parlando della parola fiume, è forse un segno che rappresenta un oggetto per uno o più soggetti? No.
è magari un simbolo fonico che fissa il senso di qualcosa di percepito della nostra psiche? No. È una voce di un lessico, la quale, rapportandosi ad altre voci, veicola un certo significato in una comunità di parlanti uniti da un certo codice? No. È, in quanto parola, l'incrocio vivente tra un significante e un significato? No. Qui stiamo dicendo questo. Abbiamo detto prima che se noi ascoltiamo la lingua, prestiamo il nostro orecchio alla lingua, se le cose che abbiamo detto sono tutte quante, diciamo così, accettabili, allora dovrebbe poter accadere questo, cioè dovremmo poterci accorgere del fenomeno dell'utopia, del fenomeno di tutti i fenomeni, del duo fenomen, grazie all'ascolto della lingua. Però che cosa vuol dire ascoltare la lingua? No, perché è un termine vago. Ma io non è che quando sento fiume sento un segno che rappresenta un oggetto, no, io sento fiume. Questi no che abbiamo prima proposto potrebbero essere sostituiti da un non innanzitutto, o anche da un non parrebbe. Allora così forse la durezza di quella slide un pochino si attenua, no? Per esempio, parola fiume è forse un segno che rappresenta un oggetto per uno o più soggetti? Non innanzitutto, oppure non sembra, oppure magari sì, ecco, no? Un'indecisione. Però possiamo dire non innanzitutto, cioè potrebbe, certamente la si può intendere come segno che rappresenta, ma non è detto che il carattere della parola in quanto segno che rappresenta sia quello più originario, no? Quindi mettiamo in dubbio l'automatismo con cui magari intendiamo la parola innanzitutto come un segno che rappresenta. Aggiungo solo una cosa, sì. Per dire proprio esercizio di ascolto significa allenare l'orecchio a sentire nella parola fiume quella capacità della lingua di lasciare apparire. E questo è un ascolto completamente non usuale, no? Normalmente noi ci accontentiamo del fatto che fiume ci faccia aprire un fiume. Ecco perché il né token né significa perché né in questa modalità né in quella diventa percepibile per l'attenzione filosofica questo tratto completamente nascosto del lasciare apparire questa qualità della lingua, questa capacità della lingua. Questo è l'esercizio di ascolto. Se tu, ascoltando una parola, sei già abituato a dire questa parola è un segno di un codice, oppure questa parola è l'incrocio tra significato e significante, oppure quello che magari pensi tu circa il senso della parola, tu vuol dire che non le stai dando la parola, semplicemente. Ma questo non è un difetto, non è una cosa negativa, vuol dire che tu ancora prima di... da una parte intendi la parola umanamente, dall'altra però ti metti su un piano in cui la stai facendo diventare un oggetto di una tua descrizione, per esempio scientifica o di altro genere. Allora, per esempio, se andiamo nella slide numero 9, abbiamo finalmente un ambito dove la parola fiume parla indipendentemente da quelle categorizzazioni che prima abbiamo indicato, cioè simbolo, segno, rappresentano, rappresenta. Qui finalmente la parola fiume è lasciata parlare per quello che è, no? Ecco il sereno rompe là da ponente la montagna, sgombrasi la campagna, è chiaro nella valle il fiume appare. Peraltro è proprio il fiume appare, cioè qui c'è un rinvio palese a quel discorso che abbiamo prima fatto circa l'utopia, no? In questa poesia la parola fiume è udita per quello che dice, indipendentemente da come poi possa essere interpretata all'interno magari di quell'intento, diciamo, che vuole studiare la lingua secondo una certa metodologia scientifica. L'arte non rende il visibile, ma rende visibile. E quindi qui potremmo dire che il parlare poetico non è una rappresentazione di un fiume già dato, no? Di un visibile, che non rende un visibile, non rappresenta, non dà una visione di un visibile, ma è quel particolare modo di parlare, anche di udire le parole, nel quale viene data la parola, cioè viene udita la lingua, cioè quando parla la voce fiume in questa poesia, è lasciata parlare in un modo che traspaia quel tratto originario della lingua, che è il suo dare la parola, che è il suo lasciare aprire e così via. Quindi il parlare poetico è paragmatico in qualche modo per questo tratto che noi stiamo cercando di fare meglio. E infatti questo
Questo pensiero che Ivo ha ricordato lo troviamo in un detto di Goethe. Dice: nel vivere comune abituale procediamo alla men peggio con la lingua madre, poiché designiamo e chiamiamo in causa solo relazioni superficiali. Non appena però il discorso verte su più profonde relazioni, entra in gioco immediatamente una lingua altra, la lingua poetica, di poetisch. Ecco, allora, ora cerchiamo di capire brevemente che cosa sta dicendo qui Goethe. E qui sembrerebbe che il poeta stia ricordando la differenza tra la lingua quotidiana e la lingua poetica. Però la questione interessante è che qui Goethe non pensa la lingua poetica come uno scarto dalla norma, norma che sarebbe appunto costituita dalle regole del vivere comune abituale. All'opposto, sta dicendo il poeta, il parlare di tutti i giorni è appena adeguato a rivelare il tratto costitutivo della lingua. Ma ciò si deve appunto alla circostanza che il vivere comune abituale, quello che noi chiamiamo il vissuto al quale siamo attaccati come, diciamo, insomma, in modo definitivo, affronta sempre soltanto relazioni superficiali, cioè contingenze che assumono il carattere dell'effettivo, del reale, di ciò che davvero conta e pesa per la vita, no? Quando si dice no, io il tavolo c'è l'albero, non mi importa di tirar fuori tutti i caratteri, i tratti, io voglio insomma innanzitutto che la cosa resti, diciamo, dicibile in quell'unico modo, e tutte le altre osservazioni le trovo come delle osservazioni, diciamo, perché non hanno niente di effettivo, di efficace, non si prestano rapidamente ad un apprendimento effettivo. E, ecco, però, no? Continuando il commento a questo detto, poi ripeto, finiamo su questo, non appena l'uomo sia costretto a volgersi verso le più profonde relazioni, ovvero nel nostro caso tornare lì dove già sempre abita, cioè se vuole appunto ritornare, andare all'utopia, andare verso l'utopia, allora non può che incontrare la lingua madre al culmine della sua capacità di dire, di indicare, di nominare, di richiamare, di lasciar risuonare, cioè la lingua nella sua originaria versione poetica. Ora, ritenere che la lingua poetica sia una trasformazione della lingua quotidiana, cioè un modo per complicare ciò che è ovvio, per aggiungere tratti così un po' estrinseci, un po' creativi, come si dice, deriva dall'idea che la lingua sia fondamentalmente un codice per comunicare e informare. Altrimenti non potremmo pensare che la poesia sia uno scarto dalla norma. Abbiamo deciso che la lingua è già soltanto comunicazione e informazione, e poi tutto ciò che invece si presenta, ieri parlavamo anche dell'esperienza di Zanzotto, per esempio, no? Per fare un esempio, tutto ciò che si presenta come una così, insomma, una costruzione verbale, no? Ci viene da dire con tante parole che magari non comprendiamo immediatamente, tutto questo ci sembra appunto come uno scarto. Però, al contrario, proprio la lingua quotidiana affondarsi nella lingua poetica. E questa entra in gioco perché era già in gioco nella lingua quotidiana. Che cos'è la lingua quotidiana dall'angolo visuale di Goethe? È poesia dimenticata. Ecco perché il termine fiume, se io lo odo con l'orecchio, diciamo, del linguista, è chiaro che non posso ammettere se non tutte le obiezioni, cioè non posso... Linguista, perché sono d'accordo. No, ma lo so che sei d'accordo. No, ma dico del linguista, ma non di Andrea Moro, non il linguista Andrea Moro, il linguista inteso come una categoria, diciamo... Vabbè, ora cancelliamo il termine linguista, chiedo scusa. Sto dicendo quindi che quando noi udiamo la parola fiume, e finalmente qui penso che si sia sciolta la questione, la udiamo nel modo, diciamo, ordinario, è perché evidentemente non sentiamo il suo carattere poetico, no? Perché la parola fiume che cos'è? Una parola poetica che è stata dimenticata in quanto parola poetica. E quando quindi emerge la sua poeticità? Quando il poeta canta, non utilizzando, ma adoperando la parola fiume, cioè facendo in modo che finalmente quella parola torni lì dove... Quindi noi stiamo dicendo fondamentalmente che appunto questo, insomma, che la cosiddetta lingua ordinaria si fonda nella lingua poetica, e quindi la lingua poetica non è naturalmente una trasformazione. E quindi ma direi anche che a questo altri punto... modi di caratterizzare la parola fiume che abbiamo citato prima, si fondano in questa. Sì, tutto qua. La cosa strana, che non è così ovvia, è che una implicazione di quello che stiamo dicendo è che una proposizione della fisica matematica, come diremo ora, è vera nella misura della sua poeticità. La verità di una proposizione di fisica matematica
dipende dalla sua poeticità, e questo non è più così ovvio. Questo stesso pensiero che abbiamo appena sentito, Goethe, nel contesto immediato della citazione, lo chiarisce mediante la seguente analogia. Si basa sul detto latino verba valent sicut nummi, cioè le parole vigono, valgono alla maniera delle monete, cioè nello stesso modo in cui valgono le monete. Servendosi di questo detto, compara la lingua poetica alle monete d'oro, d'argento e di rame, mentre quella comune, la lingua comune, alla moneta cartacea, quindi moneta aurea sta a moneta cartacea, come lingua poetica sta a lingua ordinaria, ok? E continua sempre Goethe, mentre la lingua poetica ha un maggiore o minore contenuto di verità, quella comune contiene soltanto convenzioni, così come la moneta cartacea è convenzionale. E quindi dalle osservazioni di Goethe ricaviamo che, quella cosa che ho appena detto, ogni frase, proposizione, enunciazione, eccetera, è vero, ogni detto è vero, nella misura del quantum di poesia che contiene, quindi del tratto originario della lingua, ovvero nella misura della sua poeticità. Questa implicazione è, insomma, non è così ovvia. E poi possiamo finire, questa cosa l'avete già sentita 2 anni fa, ma ci è sembrato che ci stesse bene in questo punto. Questo è il pittore Barnett Newman, nel saggio Il primo uomo fu un artista. A un certo punto lui dice, ma dobbiamo chiedere, ma che cos'era il primo uomo? Era un artigiano, un cacciatore, così via. Dice, indubitabilmente era un artista, senza dubbio era un artista. E nel cercare di farci capire il senso di questa sua affermazione così strana, che diciamo, da dove, come lo sai, eri lì, dice, fra le varie cose che dice una cosa anche sulla parola, e dice così: la prima espressione, da poeta, già da pittore lo dice questa cosa qua, indubitabilmente, la prima espressione dell'uomo, come il suo primo sogno, furono estetici. L'eloquio fu un grido poetico piuttosto che una richiesta di comunicazione. L'uomo originario, l'Adamo, urlando le sue consonanti, formò strilli di timore e di ira dinanzi al suo stato tragico, alla cortezza di sé e al suo essere inerme al cospetto del vuoto. I filologi e i semiotici stanno iniziando ad accettare il concetto che, se la lingua è da definirsi come abilità di comunicare mediante segni, che siano suoni o gesti, allora essa è una facoltà animale e non qualche cosa di specificamente umano, sta dicendo lui. E infatti, se ci limitiamo a concepire la lingua come comunicazione, allora vediamo la lingua dappertutto, anche nel regno animale, e l'esempio che lui porta è: chiunque abbia visto il piccione comune girare intorno alla sua femmina sa che lei sa ciò che lui vuole, cioè stanno comunicando perfettamente. Non stanno, secondo Barnett Newman, non stanno però parlando, stanno comunicando. Il tratto umano nella lingua è letteratura, non comunicazione. Il primo grido umano fu un canto. Il primo rivolgersi di un uomo a un vicino fu un grido di potenza e solenne fragilità, non la richiesta di un sorso d'acqua. Adesso fa una cosa strana, cioè, persino l'animale compie un futile, cioè, sta per dirci, l'animale vorrebbe parlare ma non riesce. Persino l'animale compie un futile tentativo di poesia. Gli ornitologi spiegano il canto del gallo come un'estatica eruzione di potenza. L'astrologa, che solitaria scivola sopra il lago, con chi starebbe comunicando? Da sé, Tauro. Il cane solo ulula la luna, e non ci sono messaggi che passano. Vogliamo sostenere che il primo uomo chiamò il sole e le stelle Dio in un atto di comunicazione, e soltanto dopo aver portato a termine le fatiche del giorno? Il mito venne prima della caccia. Lo scopo del primo eloquio dell'uomo fu di rivolgersi all'inconoscibile, che lui distingue dall'ignoto. Lui dice, nella scienza esploriamo l'ignoto, nell'arte e anche nel pensiero ci si rivolge, si interroga l'inconoscibile. Il suo contegno, quello del primo uomo, ebbe origine nella sua natura artistica.
Questo è e qui ci fermiamo. Poi ci sarebbe iniziato il seminario. Ci sarebbe un finale, no, dico solo questo, ci sarebbe un finale legato ad un frammento di Eraclito, ma proprio 2 minuti lo citiamo, giusto per dargli insomma un po' di peso, così, ed è quel frammento che dice, ora al di là del greco, insomma, è un frammento che viene tradotto normalmente in questo modo qui, per esempio prendiamo una sola di queste traduzioni, è un frammento che direbbe in una traduzione corrente, non me ma il Logos avendo ascoltato è saggio riconoscere che tutte le cose sono in realtà una cosa sola, no? Oppure non prestando ascolto a me ma alla ragione è da saggi convenire assieme a essa che tutto sia uno. Ecco, è un frammento che normalmente viene tradotto. Vedete che qui stiamo portando insieme la questione del logos, della parola, con l'azione dell'uno che abbiamo già visto. Esatto, cioè con l'utopia. Ecco, invece si potrebbe eventualmente tradurlo, ma qui saltiamo la spiegazione e poi quindi finiamo, per esempio in questo modo, andiamo subito alla traduzione, è una traduzione naturalmente esplicitante, dice: se ascolti non me, bensì la lingua, il suo dire, la sua parola, nel senso che abbiamo detto prima, allora diverrai conforme alla sua indole, cioè conforme all'indole della lingua. Questa è la via perché tu possa accorgerti della circostanza che uno raccoglie ogni essente nel suo luogo, ovvero ti accorgerai del nascosto vigore dell'utopia. Bene.